Dai, allora parliamo di service worker e performance. Prima di poterne parlare, dobbiamo introdurre un attimo il contesto in cui nascono i service worker, che è quello delle Progressive Web Apps o PWA, del ruolo che i service worker hanno all'interno delle PWA. Dopodiché entreremo nel vivo dell'argomento performance e parleremo di perché è interessante fare performance con i service worker. Che strumenti ci mettono a disposizione per farlo? Che strategie possiamo realizzare con questi strumenti? Come misurarli e che risultati possiamo aspettarci? E poi alla fine c'è una sezione di fonti e approfondimenti sulla quale non ci soffermeremo, ma che vuole essere un po' il proseguimento se quello che scoprite stasera vi interessa. Ho fatto una bella raccolta di link che vi può permettere di poi approfondire in autonomia. Quindi cominciamo dall'inizio. Cosa vuol dire Progressive Web App? Una Progressive Web App non è nient'altro che una normale pagina web che può offrire ai browser che le supportano delle funzionalità aggiuntive, che fino a ieri erano appannaggio esclusivo delle app native. Oggi con le PWA possiamo offrire delle funzionalità che prima via web non era possibile offrire. Quindi questo è già di per sé molto interessante. Però soffermiamoci su queste due parole chiave, cioè progressive e web. Perché progressive? Progressive nel senso di, forse avete già sentito parlare di progressive enhancement, che significa che il concetto di PWA si va a sovrapporre su quello di pagina web senza interferire, quindi senza penalizzare i browser vecchi che non lo supportano, ma offrendo delle cose in più ai browser nuovi che invece lo supportano. Questo è molto interessante perché può essere letto anche, se vogliamo, nel senso inverso, ovvero anche il sito che ho fatto nel 2002 per il mio meccanico di barriera, con l'aggiunta di qualche riga di codice, può diventare una PWA per i browser che la supportano. Per i browser vecchi continuerà a fare quello che ha fatto negli ultimi 16 anni normalmente. Quindi questo è progressive. Poi web. Ovviamente vuol dire che sono accessibili via web, ma questo cosa significa? Che ci sono due livelli di apertura rispetto all'app nativa. Uno dal punto di vista del codice, che ovviamente rispetta gli standard aperti del web, e due dal punto di vista della distribuzione, perché a differenza dell'app nativa, salvo accrocchi, non c'è un app store che si intromette tra chi realizza la PWA e l'utente finale. Quindi questo anche è estremamente interessante perché permette a noi sviluppatori di tagliare fuori questo intermediario un po' pesante. Quindi cosa sta succedendo in questo momento? Premesso che ovviamente questo PWA non è una delle tante sigle che ogni tanto emergono, che vanno di moda per qualche mese e poi spariscono, ma è un qualcosa che si sta portando avanti da qualche anno e che è in costante evoluzione e che sta realizzando di fatto una convergenza con le app native. Non sappiamo adesso ancora dire esattamente quando questa convergenza sarà completa, ma quello che possiamo già sapere è che già oggi ci sono un sacco di cose belle che possiamo fare che ieri non potevamo ancora fare. E questa situazione, diciamo, è in miglioramento da questo punto di vista. Allora, passiamo dalla definizione al lato pratico di cosa significa avere per le mani una PWA. Sicuramente l'elemento principale è il cosiddetto native feel, che deriva dal fatto che col supporto dei nuovi browser la nostra PWA, per esempio, ha accesso a dei sensori hardware tipo il GPS, a delle funzionalità hardware tipo la vibrazione, alle notifiche push, tutta una serie di cose che l'utente è abituato ad avere, che dà, diciamo, per scontati in un'app nativa, ma che in una pagina web non sono, diciamo, lo standard. Questa lista è molto lunga ed è peraltro, come dicevo prima, in continua espansione. E poi c'è un'altra cosa molto carina che è il Add to Home Screen, che sostituisce quello che avete sicuramente già visto per le app native, ovvero visito un sito che ha una sua controparte di app nativa, compare un bannerino che mi dice installati l'app, eccetera, eccetera, io vado sullo store, mi installo sta cosa, eccetera. Col PWA io posso fare una cosa che dal punto di vista dell'utente è sostanzialmente analoga, cioè compare un bannerino che mi dice Add to Home Screen. Però questo non mi manda sull'App Store, ma mi permette direttamente di aggiungere l'icona della mia app sull'home screen,
dell'utente e a fargli accedere da quel momento in avanti alla mia app, se lo voglio, in una finestra completamente isolata, senza barra degli indirizzi, quindi dandogli veramente la stessa sensazione che lui avrebbe con un'app nativa. Quindi questo di per sé è già fichissimo. Poi c'è un discorso di affidabilità. Quindi una PWA ci permette di gestire modalità parzialmente o totalmente offline, ovvero in caso di connettività assente o scadente, posso decidere di far funzionare la mia app, la mia web app, in modalità o completamente offline o anche parzialmente o ridotto offline. C'è una granularità molto forte che approfondiremo, che ci permette di fare fondamentalmente quello che vogliamo tra online e offline. E poi ovviamente la cosa più importante per stasera è il discorso performance, cioè con la PWA io ho un accesso diretto ed estremamente granulare alle funzionalità di caching che mi permette di dare delle accelerazioni veramente notevoli rispetto a quella che è una normale pagina web. Quindi, questa è una PWA. Come si fa una PWA? Veniamo al dunque. Cosa serve per fare una PWA? Innanzitutto una connessione HTTPS. Questo è importante perché molte di queste API che ci servono appunto per creare questo native fill, per il modello di sicurezza del browser, devono lavorare con una connessione sicura. Poi c'è un manifest, vedremo cos'è. Ci sono le APIs di cui abbiamo accennato prima e poi c'è il service worker, che è l'argomento principale di stasera. Quindi vediamo cosa sono queste cose. Prima cosa, il manifest. Non è quello che pensavate, non c'è nessun party, c'è solo JSON da solo, nel senso che è un file JSON che riporta tutte le caratteristiche che servono al sistema operativo per presentare la nostra app in maniera, diciamo, convincente, ovvero i formati di icona per le varie dimensioni dei device. Gli accenti di colore della finestra, che se vogliamo aprirla in modalità isolata, il colore di sfondo dello splash screen, insomma, tutta una serie di cose con cui noi possiamo personalizzare l'esperienza in maniera, ripeto, che è molto convergente rispetto a un'app nativa. Poi dicevamo ci sono le APIs. Qua bisogna ragionare in termini di presente e futuro, nel senso che oggi ci sono già un sacco di cose molto interessanti. C'è tutto quello che vogliamo per manipolare audio e video, per fare ad esempio videogame con degli audio estremamente personalizzati rispetto all'azione dell'utente. Possiamo realizzare background sync. Abbiamo accesso a storage sia a livello di cache, che è quello che approfondiremo stasera, ma anche in maniera complessa con un altro oggetto che si chiama IndexedDB, che ci permette di creare dei veri e propri database nel browser. Abbiamo una cosa che si chiama fetch, che fondamentalmente ci sostituisce il buon vecchio XML HTTP request in maniera molto più efficiente. Abbiamo la geolocation, questa sicuramente ne avete sentito parlare perché è un po' che è disponibile. Abbiamo le notifiche, che è un'altra cosa. Ecco, già queste cose ci permettono di gestire tutta una serie di use case abbastanza ampia. Il futuro è sicuramente radioso, nel senso che sono in fase di lavorazione delle cose molto interessanti. Una API per normalizzare le richieste di pagamento, riconoscimento vocale via web, autenticazione nativa tramite il dispositivo, share nativo tramite il dispositivo. Geofencing, che è una variante della geolocation, se qualcuno interessa poi dopo possiamo approfondirlo. Addirittura è in fase di sviluppo un'API per controllare dei gamepad, ce n'è tantissime, poi ovviamente c'è anche un elenco su MDN che si può andare a vedere. E poi l'ultimo elemento, l'elemento diciamo più interessante è il service worker, potremmo definire il cervello della banda, nel senso che tutte le cose interessanti si svolgono dentro il service worker e succedono grazie alle caratteristiche particolari del service worker. Perché dal punto di vista di noi che scriviamo codice, il service worker altro non è che un file JavaScript, ma dal punto di vista di come viene interpretato dal browser e dal sistema operativo, è una bestia leggermente diversa. Innanzitutto è un processo in background, ok? Quindi lui è sempre lì.
anche quando si chiude il tab, Service Worker rimane lì. Poi torneremo sicuramente su questo punto. Comunque qualunque processo può essere idle o attivo, e questo in termini di performance ci interessa molto e approfondiremo. È anche un network proxy, cioè ci permette di intercettare tutte le richieste che la nostra app fa verso il network e di manipolarle un po' come vogliamo. Essendo un processo in background staccato, diciamo, dal tab che controlla, non ha un accesso diretto al DOM. Quindi, per esempio, da dentro un service worker io non posso fare window.close, perché window non c'è. Ho un oggetto clients che mi permette di passare in rassegna il catalogo di finestre tab aperti, identificare eventuali tab e finestre che corrispondono alla mia app e in determinate situazioni intervenire a fare delle cose. Oppure posso mandargli dei messaggi, posso intervenire sempre indirettamente sul DOM mandando dei messaggi alla mia app che la istruiscono a fare delle modifiche al DOM. Infine, l'altra cosa, caratteristica importante del service worker, è appunto quello che dicevamo prima, cioè l'accesso a dati persistenti in varie modalità, ma stasera approfondiremo quella che si chiama cache. Quindi, avendo capito il concetto di PWA, che ha una serie di ingredienti, tra cui il service worker, che forse è la cosa, diciamo, più importante, vediamo come inseriamo il service worker nell'architettura della PWA. Abbiamo il nostro index.html. Avevamo già inserito, se vi ricordate prima, il manifest, che quindi gestiva delle situazioni di tipo, diciamo, estetico. Adesso inseriamo anche poi il service worker. Come? Avremo ovviamente il file con la logica del nostro applicativo, che come il 100% degli sviluppatori avremmo chiamato app.js. Il file service worker, che a sua volta è un normalissimo file, però non viene richiamato direttamente nella head, ma viene registrato tramite questo costrutto semplicissimo e che ci ricorda della natura progressive delle PWA. Perché se guardate questo frammento di codice in mezzo, ci dice se il service worker è disponibile nel browser, lo registro e quello è il path al mio file che come il 100% di sviluppatore avrò chiamato sv.js. Se il service worker non è disponibile nel browser, cioè non è, il browser non supporta il service worker, è un browser un po' vecchio che non lo supporta, non succede niente. Posso decidere io di scrivere qualcosa alla console, ma non succede niente e soprattutto io, sviluppatore, devo fare in modo che comunque l'app continui a funzionare, anche se il service worker non è registrato. Questo ovviamente l'architettura ci aiuta in questo, ma non è automatico, bisogna anche ragionare e fare in modo che funzioni. Quando abbiamo registrato il service worker, a questo punto possiamo iniziare a lavorare con lui, aggiungendo degli event listener al suo ciclo di vita, perché il service worker è un po' come una bestiola e c'ha il suo ciclo di vita. La nascita del service worker si chiama install. Prima di quel momento il service worker non esiste, quindi quella è una normale pagina web vecchia, diciamo. Al momento dell'installazione, il service worker è disponibile per noi con questo evento e ci permette di fare una serie di cose che succedono una volta sola. Questo è molto importante da tenere presente perché è diverso da come siamo abituati a lavorare. Cioè, quando il browser visita per la prima volta una pagina che registra un service worker, il service worker viene letteralmente installato nel browser, come se fosse un plugin, come se fosse uno script di Grismon, che è una cosa che poi rimane lì, viene installata. Quindi questa installazione avviene una volta sola, ok? In quel momento io posso fare una serie di cose che all'interno della logica della mia app avvengono una volta sola, per esempio mettere in cache tutte le risorse statiche. Ok? Se sto sviluppando una web app, probabilmente starò seguendo il modello cosiddetto della app shell, quindi avrò una, chiamiamola cornice della mia app che rappresenta l'interfaccia, diciamo che non varia a differenza dei contenuti, e che sarà formata da pulsanti, da dei file CSS, da dei font, da qualche immagine, eccetera, eccetera. Quei file possono essere
direttamente portati in cache al momento dell'installazione, rimangono lì per sempre. Successivamente c'è un momento di attivazione a cui possiamo anche agganciarci. Cosa significa attivazione? Ricordiamoci che Service Worker è un servizio in background, quindi può essere idle, cioè inattivo, o attivo. Nel momento in cui io, per esempio, visito per la prima volta un sito, il Service Worker si installa e si attiva. Poi io clicco su un pulsante di questa PWA e vado a una seconda pagina di questa PWA, il Service Worker continua a essere attivo. Poi chiudo il browser, il Service Worker va in modalità idle. Riapro il browser, rivisito quella pagina, il Service Worker è già stato installato, ma si attiva. In quel momento, come sviluppatore, posso pensare, ok, l'utente non si sta collegando da un po', forse è successo qualcosa, ho bisogno di fare un refresh della mia cache, si è aggiunto qualche file che nella versione precedente non c'era, cose di questo genere. Queste sono le cose che facciamo al momento activate. Ma il vero fulcro di tutta la questione è, diciamo, la vita di tutti i giorni che avviene attraverso questi due eventi, fetch e message. Per il momento soffermiamoci su fetch, che è quello che ci interessa di più per la performance. Come dicevamo prima, fetch ci permette di intercettare ogni singola richiesta che la nostra PWA fa e ci permette di fare quello che vogliamo, che va da ignorarla e lasciare che sia il browser a svolgere normalmente la richiesta, collegarci al network e recuperare la richiesta per poterla manipolare, quindi per esempio inserire in cache, possiamo redirigerla in base a delle regole di URL, per esempio su una CDN, possiamo fare quello che vogliamo fondamentalmente. E qui che succedono tutte le cose che ci permettono poi di avere questo impatto sulla performance. Bene, abbiamo fatto due slide con un codice, quindi adesso facciamo un attimo una pausa e facciamo la cosa forse più importante, ovvero non rispondere alla domanda, ma chiederci se questa domanda ha un senso, ok? Perché comunque le novità nell'ambito della programmazione si sprecano, ce n'è una tutti i giorni e vale la pena di chiedersi: ma questa cosa che adesso va molto di moda, ma serve veramente? Cioè, mi sta dando qualcosa in più rispetto al passato? O è solo un modo nuovo di chiamare una cosa che esiste già e che tra 6 mesi non se ne parlerà più? Allora, andiamo ad analizzare cosa facevamo prima per ottenere determinati risultati e cosa possiamo fare in più con i service worker. Prima cosa, consistency, che potremmo tradurre in, diciamo, prevedibilità e coerenza. Ok? Con il service worker io ho una alta prevedibilità, nel senso che il mio browser o non supporta service worker e allora tutto continua a funzionare come prima, oppure le supporta. Se lo supporta, quello che io gli dico di fare, lui lo fa, come mi aspetto che faccia tutto, che svolga, tutto il resto della mia app. Se andiamo a vedere invece quello che ottengo con gli HTTP headers cercando di sfruttare il browser cache, ho un livello di variabilità molto più alto. Nell'elenco finale di fonti ho riportato per esempio uno studio del 2015 di ingegneri di Google che hanno fatto questo esercizio. Siccome noi sui nostri server di produzione abbiamo tutta una serie di regole molto sofisticate per decidere cosa vado a mettere nella cache del browser e cosa no, andiamo a fare dei test per vedere se effettivamente questo è rispettato. E hanno verificato che in circa il 25% dei casi non era rispettato, cioè loro determinavano delle regole, ma poi il browser faceva, tra virgolette, un po' di testa sua. Ok? Perché? Perché l'HTTP header non è soggetto a una normalizzazione così forte come può essere il codice JavaScript. Quindi i vendor sono portati a semplicemente migliorare il più possibile la loro performance seguendo delle strade sempre più, diciamo, originali, tra virgolette, aggressive, al punto che, ad esempio, nello studio che ho citato, che peraltro risale al 2015, chi ha fatto lo studio ha dovuto a un certo punto escludere dal campione Firefox
perché la versione corrente di Firefox di quel periodo aveva sviluppato una modalità, diciamo, nuova di caching che fondamentalmente invalidava il test che loro stavano facendo e non gli permetteva di confrontare i risultati con i risultati degli altri browser. E quindi è stato semplicemente eliminato dal campione. Però questo ci dà una sensazione di quanto ci sia comunque un qualcosa di intangibile nel browser cache che non è completamente sotto nostro controllo e che con l'evoluzione, diciamo, con l'aggressività dei vendor nel creare browser sempre più performanti, lo sarà probabilmente sempre meno. A differenza del service worker, che invece è una cosa, diciamo, in ascesa, nel senso che man mano che i dispositivi si aggiornano e vengono sostituiti, avranno browser sempre più capaci di supportare appunto il service worker. Poi c'è un discorso di granularità, che nel service worker è decisamente più interessante. Ciò non vuol dire che col browser caching non si possa, con gli HTTP header non si possa definire una granularità anche molto dettagliata, però nel service worker tu sei dentro l'applicativo, cioè stai proprio controllando file per file, quindi non è una questione di raggiungere necessariamente quel livello di granularità, ma della facilità con cui noi raggiungiamo, che è molto superiore avere una granularità molto alta dentro il service worker rispetto a con gli HTTP header. Per non parlare del discorso del fatto che appunto all'interno dell'applicazione, gestendo la granularità all'interno dell'applicazione, possiamo anche decidere, come dire, in real time molto facilmente cosa fare, momento per momento. E poi c'è un discorso di velocità, che è più interessante del service worker, diciamo, per due motivi. Uno, perché vedremo poi dei test che ci fanno vedere che sì, se io aggiungo anche l'air del service worker vado comunque più veloce rispetto ad avere solo la browser cache. Due, perché in alcuni casi il caching attraverso HTTP header richiede comunque una connessione al network per valutare se la risorsa è stata cambiata o meno. Poi se la risorsa è invariata non deve essere necessariamente restituita, ma in alcuni casi c'è questo giro che invece nel service worker è completamente sotto il nostro controllo. Noi decidiamo volta per volta se vogliamo contattare il network o meno. Quindi questo è perché vale la pena veramente di fare caching con service worker in aggiunta a quello che già abbiamo da sempre con gli HTTP headers. Quindi, entrando un po' più nel dettaglio tecnico, che strumenti ci dà il service worker per attuare la nostra performance? Abbiamo detto prima, abbiamo già parlato della fetch. La fetch ci permette di ridurre, diciamo, da quelle 20 righe con varie menate specifiche per i browser, che era una volta l'XML HTTP request, a questo costrutto estremamente semplice, che lavora con le promise, non so se siete, diciamo, avete presente questo concetto, ma è molto semplice, ovvero richiedo quest'URL, perché la richiesta altro non è che un'URL, quando la ricevo, con quella risposta faccio un po' quello che voglio, posso ritornarla, posso modificarla, posso fare quello che voglio. Quindi posso sia richiamarla io attivamente all'interno del mio codice, oppure, come vedevamo prima, e tipicamente all'interno del service worker, attraverso un listener, e quindi intercettando tutte le fetch e decidendo, qua c'è un esempio banalissimo, se la roba arriva dal mio dominio che uso come CDN, atto una determinata categoria di strategia di caching, diversamente ne atto un'altra. Okay? Questo sempre per dare un pochino l'assaggio della granularità che si può ottenere. Ma allora, una volta che noi abbiamo queste fetch, diciamo, nelle nostre mani e possiamo fare quello che vogliamo, gli strumenti che ci servono sono le cache. Al plurale, perché l'oggetto cache in realtà è un catalogo di oggetti, nel senso io posso istanziare tutte le cache che voglio, quindi posso chiamarle con i nomi che voglio, posso decidere che ne ho una per la gestione offline, un'altra per la gestione statica e quant'altro. E posso decidere nel primo caso in alto
di cercare una richiesta all'interno di tutte le mie cache e ritornare la prima che trovo. Oppure posso decidere nel mio catalogo di cache di aprirne una in particolare e poi di cercare la mia richiesta all'interno di quella cache. Questa cache non è altro che un sistema di storage chiave-valore, dove la chiave è l'URL e il valore è la risposta del network a quell'URL. Quindi nel riquadro di sopra vediamo cosa riesco a tirare fuori, nel riquadro di sotto vediamo come vado a inserire le cose all'interno della cache. Quindi in ricerca posso andare a cercare brutalmente in tutte le mie cache aperte, in inserimento devo dire in quale cache voglio inserire. Quindi scelgo la mia cache che si chiamerà in questo caso My Cache Name e poi posso fare una serie di cose. Se ho già ricevuto la richiesta dal network, posso inserire sia la chiave che il valore. Se invece non l'ho ancora ricevuta, posso passare direttamente solo con add, solo la chiave, e fare in modo che sia il service worker a effettuare direttamente la richiesta, recuperare la risposta e buttarla in cache. Oppure posso addirittura passargli un fantastico array di risorse statiche da cacheare e in un'unica istruzione aggiungerle tutte in blocco in cache. Quindi questo secondo me dà un'idea della semplicità, nel senso che la sintassi è estremamente intuitiva, ci sono queste promise che una volta che, cioè se non l'avete ancora usate, si usano una volta e si capisce, nel senso tutto quello che deve aspettare la risposta della promise va dentro il corpo della promise, tutto quello che non ha bisogno di aspettarlo può andare dopo, basta, questo è tutto quello che c'è da capire. E dopodiché, appunto, i comandi sono estremamente semplici. Put, add all, dire, molto intuitivo. Quindi, abbiamo la fetch, abbiamo la cache. Cosa possiamo fare esattamente? Nel senso che qualunque strategia di caching si posiziona in un punto di una retta che va da non cache assolutamente nulla a cache tutto. Ovviamente ogni app avrà un punto ideale dove funziona in maniera più efficiente con la strategia giusta. Quindi vediamone tre, diciamo da 0 a 100. La cosa più semplice che posso fare è network first, fallback cache, cioè prima contatto il network comunque. Non uso la cache, quindi in questo caso non sto usando la cache in termini di performance, ma in termini di affidabilità. Ovvero, se sono online, ritorno, quindi ignoro la fetch e lascio che il browser svolga normalmente il suo lavoro. Se però sono offline, vado a cercare quella roba nella cache. Già solo con questa piccola strategia di caching non ho, diciamo, non ho aumentato la velocità del mio sito, ma ho aumentato l'affidabilità. Di. Interromperti per Certo, fare assolutamente. solo un passo indietro Sì, vuoi che torni indietro? Sì, Sì. volevo dirti solo una cosa sui promise. Sì. So che sono poco supportate comunque, per esempio Explorer non supporta questo tipo di funzionalità JavaScript. Quando io controllo all'inizio, come il tuo esempio, se quel browser supporta il service Sì, worker, se supporta Service Worker, supporta anche la c'è round promise. 1, se supporta il service Sì, worker, supporta tutte le funzionalità di JavaScript. Grazie. Sì, la cosa interessante è che tendenzialmente Service Worker fa un po' da cappello, nel senso che quando è supportato, allora tutta un'altra serie di cose si Ok, possono andare per scontato, devono una lista catturare di funzionalità pezzo per promise. pezzo, esatto. Poi ci sono alcune cose che possono dipendere dal device, tipo un browser che supporta Service Worker sicuramente supporta la geolocalizzazione, però può essere stata disabilitata, può essere. Quindi alcune cose vanno comunque controllate, quelle che sono sotto, diciamo, il controllo dell'utente anche. Quindi, dicevamo, ammesso che ovviamente io prima abbia inserito qualcosa in cache, poi dopo, se mi trovo offline, posso decidere di andarmi a cercare quelle cose nella cache, quindi non ho cambiato di fatto la performance, ma ho aumentato molto l'affidabilità della mia PUA. Poi posso fare una cosa decisamente più aggressiva, quindi al contrario, cache first, fallback network, then add to cache, quindi la priorità va alla cache,
Se trovo nella cache, uso quello e non mi collego neanche al network. Se non trovo nella cache, vado sul network, mi prendo la risposta e prima di ritornarla apro una promise che mi dice di buttare quella risposta in cache, sicché la prossima volta quella stessa richiesta potrà passare direttamente tramite la cache. Allora, questo ovviamente da un punto, cioè, è molto aggressivo come approccio e realisticamente non potrebbe essere usato su tutta una PWA, insomma, un pochino complessa, sarebbe troppo aggressivo, nel senso che si andrebbe un po' a ingolfare il browser di qualunque cosa che l'utente visita, andrebbe tutto in cache senza esclusione con una cosa di questo genere. Quindi è ovvio che si può essere aggressivi, ma non bisogna esagerare, perché sennò l'applicativo, diciamo, diventa un po' ingestibile. Però per determinati tipi di file, sicuramente, per esempio per le risorse statiche, questa può andare benissimo. L'altro modo ancora più aggressivo è l'offline, cioè quindi io faccio direttamente un preload e poi stop, finito lì. Da quel momento in avanti io sono offline. Questo ha anche una serie di use case interessanti, ci sono delle situazioni dove il network fondamentalmente non c'è e quindi io posso in qualche modo precaricare un'app su un dispositivo e poi continuare a usarlo anche in totale assenza di network. In questo caso quindi ho due eventi separati: in fase di installazione mi apro la mia cache e ho un elenco di risorse che ho inserito in quell'array che si chiama My Cache Data e che posso o aggiungere singolarmente se voglio fare del debug, oppure brutalmente con add all buttare subito tutto dentro in cache. Poi dopo l'installazione, a ogni fetch io risponderò con quello che mi trovo in cache, punto. Non esiste altra opzione, il network non viene più contattato. Quindi a questo punto abbiamo visto diciamo un esempio di strategie, e anche qui dovremo, spero di aver dato una buona idea del livello di granularità che abbastanza semplicemente possiamo raggiungere con queste strategie. Quindi a questo punto tutto questo sarebbe completamente inutile se non andassimo a misurarlo, ovviamente, vero Ale? Tutto deve essere misurato, se no è inutile. Ok, quindi tipicamente andrò a fare sia dei test sintetici sia dei room. Allora, nei test sintetici fondamentalmente il panorama sarà il seguente: avrò un vecchio documento che non conteneva ancora il service worker, un vecchio browser che non lo supportava, un browser che lo supporta e la nuova versione del mio documento che include il service worker. Questo mi permette di identificare quattro casistiche. Queste due qua ce l'avevate già, perché stiamo parlando del documento di prima e dei browser di oggi, quindi anche prima che voi inseriste un service worker nella vostra pagina, se avete fatto dei test sintetici, sicuramente l'avete fatto anche sull'ultima versione dei browser che avrebbero supportato il service worker se ci fosse stato. Invece l'ultimo caso è quello dove il service worker è presente nel documento ed è supportato. Quindi questo è il caso di cui noi che vogliamo veramente effettivamente misurare rispetto alla situazione precedente. E poi c'è questo caso che potrebbe sembrare ridondante, ma in realtà ha una sua importanza, ovvero inserisco il service worker nel mio documento e lo do in pasto a un browser che non lo supporta. Okay. Questo è importante per diciamo garantirmi e darmi la serenità del progressive enhancement, cioè non è che la modifica che ho fatto ho sbagliato qualcosa e mi porta poi a dei peggioramenti di performance nel browser che non supportava il service worker. Quindi in teoria no, in teoria l'architettura della PWA del service worker ci aiuta a non commettere questo tipo di errori, ma ovviamente tutti sbagliano e quindi ecco perché è il caso di inserire anche quella casistica lì.
E poi ovviamente andremo a verificare queste casistiche tra first visit e repeat visit, perché tutto questo lavoro di performance che stiamo facendo lo stiamo facendo per il repeat, perché all'inizio, quando arriva il nostro utente la prima volta, ovviamente in cache non abbiamo niente, non possiamo fare molto. Quindi, una volta che i test sintetici sono andati a buon fine, immaginiamo di essere andati in produzione e di fare real user monitoring. E quindi potremmo ipotizzare di misurare delle grandezze direttamente dentro il browser e passarle per esempio al nostro Google Analytics. Per farlo abbiamo fondamentalmente due bivi. Uno, se il browser ovviamente supporta il service worker, perché se non lo supporta siamo nella buona vecchia situazione iniziale di prima. Se invece lo supporta, a questo punto dobbiamo chiederci: ma il service worker controlla la pagina? Qua c'era un punto interrogativo alla fine, ma è stato tagliato. Se semplicemente lo supporta, siamo alla prima visita, nel senso che il service worker è in fase di installazione e di fatto non incide ancora sulla performance. Se invece sono alla seconda visita, il service worker controlla già la pagina ed è qui che io vorrò andare a misurare il miglioramento di performance. Questo miglioramento di performance lo andrò a misurare con la performance API, che mi permette di rilevare per esempio il time to first paint direttamente dentro il browser. Questo è molto interessante rispetto al test sintetico. Come faceva notare come Alessandro prima, se il browser supporta service worker, supporta anche performance API, quindi questo potenzialmente ci semplifica un pochino la vita. Dopodiché, forse qualcuno si sta anche chiedendo, ma cioè non possiamo semplicemente parlare di prima visita e repeat? Perché dobbiamo parlare di support e control? Cioè, perché devo andare proprio a verificare che il service worker stia controllando la pagina se sono in seconda visita? È così. Non esattamente, nel senso che potrebbe essere una seconda visita che avviene dopo che una prima visita si è interrotta prima che si finalizzasse l'installazione del service worker. Potrebbe essere disabilitato dall'utente sul attivamente disabilitato dall'utente sul browser i service worker. L'utente potrebbe aver disinstallato il service worker del nostro applicativo. Ci può essere stato un problema di network in fase di installazione, per cui anche dopo un tempo di permanenza relativamente lungo l'installazione non è andata a buon fine. Quindi tutto questo non dobbiamo aspettarci che rappresenti un campione particolarmente grande, diciamo, ma per essere precisi dobbiamo verificare il supporto del control e non la prima o la seconda visita. Infatti qualcuno che l'ha fatto per noi, che aveva a disposizione dei campioni molto interessanti, ha fatto questa verifica. Qua abbiamo i tempi, abbiamo load time. In blu abbiamo la pagina controllata, sicuramente una seconda visita. In giallo abbiamo la pagina sicuramente alla prima visita. E poi in mezzo qua abbiamo questa situazione ibrida di una seconda visita in assenza di service worker, pur dove il service worker era supportato dal browser, ma per le casistiche. Questo, diciamo, questa imprecisione in realtà è interessante, perché cosa vuol dire? Che questo gap qua è il gap dovuto solo alla browser cache, ok? Perché qua il service worker, pur essendo una seconda visita, non era entrato in gioco. Questo è il gap dovuto al service worker, questo è il gap tra service worker e browser cache. Quindi questo ci dimostra ulteriormente quello che dicevamo prima. Sì, vale la pena di fare caching con service worker perché ti aggiungi ancora un bel pezzo. Allora, quindi vediamo un pochino più nel dettaglio cosa possiamo
aspettarci. Questi grafici sono relativi al desktop. Potete vedere a spanne che la distanza tra la striscia, tra la riga blu e il segmento rosso è, potremmo dire, di un 30%, ok? Il punto finale è il load time, il punto iniziale è il first paint, cioè la prima volta che l'utente vede qualcosa di significativo sulla pagina. Da qualche parte là in mezzo c'è il time to interactive. Già il grafico di sinistra è molto interessante, cioè, voglio dire, guardate, sul first paint non si nota tanto perché è piccola la grandezza sul grafico, ma sei, comunque siamo su un terzo circa in meno e lo stesso poi si propaga nel load time. Ma la cosa interessante, se andiamo a vedere la distribuzione di questi load time, perché in questo secondo grafico, dove la seconda visita con Service Worker è in verde scuro e la prima visita è in verde chiaro, guardate che stecca che c'è nelle prime due colonne entro i 200 millisecondi, cioè più della metà degli utenti ha percepito un first paint praticamente pari a zero, cioè entro i 200 millisecondi. Poi c'è una coda che è comunque più interessante di quella in verde chiaro, ok? Cioè si ferma molto prima ed è molto più condensata su valori bassi, ma il grosso è lì. Vediamo se qualcuno indovina come mai c'è questa distribuzione un po' bizzarra, no? C'è questa impennata iniziale e poi dopo una gaussiana, diciamo, normale. Vediamo se qualcuno ha dei suggerimenti. Abbiamo detto che il service worker è un processo in background che può essere idle o active, ok? Quindi la stecca iniziale sono gli active, gli altri sono gli idle. La differenza è il tempo di attivazione sul device del thread del passaggio da idle a active, ok? Quindi se l'utente stava già interagendo, sicuramente il thread è attivo e quindi a ogni click lui è qua. Se l'utente mette in tasca e ritorna poi in un secondo momento, allora è piuttosto qua. Comunque non è mai da qui in avanti, ok? Questo è molto interessante. Su mobile è un pochino meno evidente questa cosa, soprattutto sul first paint, ed è questo è comprensibile perché ovviamente i mobile sono dei device meno potenti e quindi anche il thread già attivo ci mette un pochino più di tempo. Vedete che la stecca importante non è nel primo ma nel secondo segmento su mobile. E quindi il thread attivo ci mette comunque un pochino più di tempo a diventare attivo e il thread inattivo ci mette più tempo a si distribuisce. Vedete che la coda è un pochino più lunga qua su mobile, ma comunque, ripeto, sempre decisamente interessante rispetto alla situazione. Dimmi. Prima di caching, se quindi noi prendiamo il service worker Sì, che sarà attivo, sì. automaticamente il caching del browser standard viene disabilitato, quindi prende sempre la precedenza del service worker da quel punto in poi. Sì, esatto. Nel senso che questo avviene nella fetch, ok? Quando io ascolto l'evento fetch, intercetto quindi una richiesta. In quel momento il browser non sa ancora, potremmo dire questo, il browser non sa neanche ancora che gli sta arrivando questa richiesta. Intercetto questa richiesta, se decido di ignorarla, la lascio passare, arriva al browser e segue il percorso normale. Quindi se era in cache, se lo trova in cache, se non era, se lo va a cercare, ma comunque funziona tutto, diciamo, come prima. Se invece decido di fare qualcosa io, per esempio, vado a prelevare quella risorsa dalla mia cache, il browser non lo sa neanche, cioè io semplicemente mi arriva questa richiesta, gli rispondo, ma ho tagliato fuori il browser. Ok? Quindi sono io che decido di dare la precedenza. Se la gestisco io, sì. Se diversamente, allora diciamo che
ci può essere un caso ibrido nel momento in cui io sto facendo una transizione da una pagina web normale a una PWA. Potrei avere una situazione dove ho qualcosa, una situazione diciamo di temporanea inefficienza, dove ho qualcosa che è già nella cache del browser, ma non ancora nella mia. Però è un transitorio. Se io parto invece da zero con una PWA, questo non succederà mai. Cioè, se io controllo una determinata risorsa, decido io cosa farne e il browser, tra virgolette, non lo sa. Oppure lascio fare a lui e lui si fa i suoi meccanismi di cache. Ok? Quindi dicevamo. Su mobile la coda si allunga un pochino, ma abbiamo risultati comunque molto interessanti. Non tantissimo sul first paint, sempre comunque intorno a più del 30% in meno sul load, e poi da qualche parte lì in mezzo c'è il time to interactive che sarà comunque decisamente interessante perché, come vedete, sono divergenti queste due linee. Quindi questo è quello che è. Dopo tutta questa fatica possiamo pensare di ottenere in termini di performance. Bene, questo era l'ultima slide. Qua ho fatto questa piccola rassegna. Se qualcuno di voi ha veramente voglia di entrare nel vivo e iniziare a sviluppare queste cose, spero di darvi qui, insomma, farvi risparmiare un po' di ore di Google. Con tutte queste cose, ci sono delle cose molto utili, c'è il tool per generare il manifest, cioè quel manifest lì ovviamente non è che lo andiamo a fare a mano con l'iconcina, 740 icone, c'è un tool che ci permette di farlo. C'è qualche approfondimento sui limiti di storage, perché ovviamente è tutto bello, questa cache eccetera, ma non è infinita, quindi bisogna anche capire fin quanto la posso ingolfare e cosa ci posso mettere. C'è un tool che mi permette di abusare della cache del mio browser per vedere fin dove arrivo effettivamente, no? Perché poi ci sono le specifiche e ci sono come le cose vanno nella realtà. Ci sono fetch, c'è tutto il discorso cache, c'è quello studio di, ci sono questi due studi, l'ultimo che abbiamo visto è quello di Facebook, dicevo prima sulla cache browser. E poi ci sono queste ultime due risorse molto carine. Il primo è un cookbook con tutta una serie di ricette più o meno pronte, tra cui una sezione caching strategies, quindi se il vostro discorso è proprio la performance, lì c'è un'ottima sintesi. E poi c'è questo sito che si chiama Service Workies, fatto da un designer importante insieme a Google, che è proprio un gioco per imparare i service workers. Bene, io vi ringrazio. Spero che non vi siate annoiati troppo, se avete domande sono ancora qua. Vai. Per evitare che venga la pagina che non c'è network, bisogna tipo registrare qualcosa, video. Allora, devi avere sicuramente un service worker registrato. Devi avere qualcosa in cache da far vedere se non c'è network, nel senso che tu puoi rilevare l'assenza di network, ma se poi non avevi messo qualcosa prima in cache non sai cosa fare. Diciamo, potresti semplicemente visualizzare un messaggio, non c'è network, però non potresti fare nulla. Quindi devi registrare il service worker, decidere cosa vuoi mettere in cache in modo da poter utilizzare anche in modalità offline, quindi quali sono le cose essenziali che permettono comunque all'applicativo di funzionare, quindi mettere queste cose in cache e poi decidere quando usare queste cose. Allora, la risposta semplice è che c'è un oggetto che si chiama navigator.online, che se è vero vuol dire che siamo connessi, se è falso vuol dire che non lo siamo. Però c'è quello che viene chiamato anche l'Hi-Fi o la connessione, diciamo, scadente, che è più difficile da rilevare perché il navigator ha la sensazione di essere online, ma poi nella realtà può capitare che pur essendo online sia tutto molto lento, eccetera. Quindi questo è più un hack, nel senso che un modo di rilevarlo è di fare una richiesta. Fare il timing di una richiesta e quindi in base a un risultato atteso decidere se la connessione è effettivamente soddisfacente o meno e in base a quello decidere cosa fare. Due,
Il file del service worker, che cos'è? Cioè, nel senso, prima ho visto che usavi self, qualcosa. Sì. Cioè, un class, cos'è? Come è fatto? Il file di un service worker è un file e sono gli eventi e gli oggetti che lui può richiamare da se stesso. Prima, per esempio, ho fatto l'esempio, dentro un service worker non puoi fare window.close perché window non è disponibile come oggetto. In un normale file JavaScript window tu magari non ci pensi, ma lui è lì, è un oggetto, diciamo, incluso. Dentro il service worker hai self e a cui puoi agganciare per esempio gli eventi, quindi sì. Comunque quella risorsa con questa qui del service worker cookbook c'ha un sacco di esempi che ti permettono di capire, diciamo, avere più il feeling di cosa devi scrivere come codice, diciamo. Io ho una domanda, premetto che non sono esperto di front-end, ancora meno di cache, quindi HTTP, header, cache, però mi incuriosisce il meccanismo dei service worker, della cache dei service worker, e mi sfugge come fanno a capire lato server se quella pagina che è stata aggiornata. Non è, diciamo, non è automatico, non è automatico. Si possono fare delle... tu potresti, per esempio, fare una richiesta al network e a una pagina sul tuo server che ti restituisce un codice che ti permette di sapere se cosa è stato aggiornato, ad esempio. Banalmente potrebbe essere semplicemente la firma di un tale file rispetto alla firma del file che tu hai già, per capire se è cambiato. Non mai usare gli headers. Esatto, no, infatti. Quindi programmaticamente la tua server supportare i service worker. Allora, dipende dalla complessità del tuo applicativo, nel senso che questa cosa che dici è sicuramente si può rendere necessario in un applicativo relativamente complesso che ha delle cache molto variabili. Quindi io ho un applicativo magari dove ho la cosiddetta shell che rimane più o meno sempre uguale e poi ho dei dati dinamici che cambiano di giorno in giorno. Esatto. Ma allora, se vengono rinfrescate a intervalli noti, non hai bisogno del server perché lo programmi direttamente il tuo service worker e gli decidi che per esempio una volta al giorno lui, se qualcuno si collega e non si era collegato per almeno 24 ore, di fare un refresh di una delle cache che hai volutamente tenuto separato dagli altri. Chiaro che se vuoi un qualcosa di più sofisticato e quindi vuoi sapere esattamente se determinate risorse sono state aggiornate e non hai modo di prevederlo in nessun modo, sì, a un certo punto devi fare una richiesta. Sì. Qui si va però in un territorio che non è propriamente quello della cache, che è più quello del background sync. Cioè, ci sono delle API più specifiche che ti permettono di fare questo mestiere qua e quindi anche di lavorare in maniera che non impatta sulla performance. Perché chiaramente io faccio tutto sto casino per avere più performance, però poi quando mi collego dopo due giorni lui deve fare tutto un ambaradam per capire se deve rinfrescare cosa, mi sono un po' giocato la cosa. Allora bisogna separare queste cose. Una cosa è una cache in termini di performance brutale e poi c'è il background sync se ho delle esigenze più sofisticate di refresh dei dati, diciamo. C'è su un browser quanto pesa in termini di performance che vuole essere un po', cioè, per esempio di un iPhone che no, allora dunque molto poco, nel senso che se il browser non lo supporta, quasi tutta la tua logica era in quel file service worker che non viene neanche richiamato, quindi non c'è neanche la richiesta, quindi l'impatto è zero proprio. Cioè, l'impatto è zero, l'impatto è qualche byte di una riga di codice in più dove c'è scritto registra il service worker se puoi. Se invece il service worker è supportato, chiaramente c'è questa fase di installazione. Questo, però,
sai, quando visiti un sito e stai facendo comunque 30-40 richieste HTTP, tendenzialmente quella degli service worker non è che sia inesistente, però rispetto, diciamo, è un investimento che ti ripaga alla grande, ecco, perché poi dalla volta dopo tu hai dato qualche millisecondo per avere questo filettino in più, però poi dalla volta dopo hai invece molto più guadagno in termini di performance. Poi c'è comunque da dire che gira su un prezzo parato, quindi non è Sì, più una curazione in browser. giusto, Questo è un'altra cosa che non esatto, so perché è se un, sia. no, giusto, giusto, è vero, perché è un processo in background, è separato dal browser, quindi giusto. Supporto su Safari, migliorato, ci sta E qualcosa di. il supporto su Safari, sai che non mi ricordo a che punto siamo, tu per caso hai Siamo rimasti guardato? in un classico scherzo che si fa nelle conferenze di web performance, Sì, che si dovrebbe aggiungere, però non saprei sinceramente. No, mi sembra che abbiano aggiunto, non ah sì? Ah, penso. ok, figo. Bene, meno male. Sì. Allora, è un mix di cose, nel senso che ci sono degli aspetti proprio di architettura del sistema operativo, per cui il sensore per fare determinate cose deve essere in qualche modo scollegato. Quindi lui comunque nasce scollegato dal DOM, perché è un processo, diciamo, che non è, controlla dei tab, ma non fa parte di quegli stessi tab, è addirittura un thread separato, come ricordava Ole. Però bisognerebbe. Dunque, c'era un altro particolare che vale la pena di dire su questo, e cioè che. Ah, sì, e poi c'è l'aspetto sicurezza, ovviamente, nel senso che, senza entrare, diciamo, troppo nel dettaglio, però abbiamo visto prima, ci va la connessione HTTPS perché già proprio il modello di sicurezza del browser certe cose me le vuole far fare solo con una connessione sicura. E poi c'è un po' il discorso di, detto in termini molto generici, è molto potente come strumento, quindi va comunque un po' arginato perché altrimenti gli sviluppatori si scatenano. Per esempio, tu da un service worker non puoi dare il focus alla finestra, non puoi, perché cioè, se io ti permettessi di dare il focus alla finestra, tu romperesti il cazzo a tutti proprio, cioè sarebbe una cosa terribile. Invece, puoi dare il focus alla finestra solo in seguito a un'azione dell'utente, per esempio il fatto che lui abbia cliccato una notifica. Ok? Quindi, se il focus alla finestra mi arriva da un clic della notifica, mi funziona. Se provo a farlo così io dal nulla, no. Quindi, è un insieme di cose che lo porta ad essere arginato in maniera abbastanza precisa per evitare l'abuso, fondamentalmente. Scusami la domanda magari banale, ma il fatto di utilizzare questa tecnologia potrebbe portare dei vantaggi anche quando ti trovi a dover fare diverse chiamate in asincrono, in Ajax tipicamente. Quindi magari all'interno della mia pagina web ho 10 chiamate Ajax e voglio, diciamo, migliorare le performance di queste chiamate. Posso appoggiarmi comunque a questo tipo di. Assolutamente sì, nel senso che allora, da una parte c'è il caching, quindi tu per esempio puoi aver voluto cachare queste chiamate, che siano Ajax o non Ajax, puoi decidere di cacharle o meno. Ma anche se non decidi di cacharle, comunque c'è il fetch, cioè fetch è molto più comodo per fare chiamate Ajax, quindi lo puoi usare come facevi prima. Esatto, Accetto la richiesta e e l'elabori, la puoi anche restituire, la puoi semplicemente anche prendere dal network e restituire, come né più né meno che XML HTTP request. volevo integrare una cosa che ha detto prima Piero, che salvando il fondo della PUA sull'home screen del vostro dispositivo, principalmente Android, no? Oltre alle push notification, in realtà tu dovresti ricevere tutte le notifiche come se fossero quelle delle applicazioni native installate sul dispositivo, quindi le trovereste comunque su, o se sono attive diciamo nell'home screen, anche con il dispositivo bloccato, comunque insieme a tutte le altre. Quindi diventa come se fosse
Sì. Il native feel, is real, cioè è proprio. Cioè l'utente poi di base non trova più una sola differenza. Sì, sì, sì. Un utente non tecnico non è in grado di distinguere, non avrebbe elementi per distinguere, cioè una volta potrebbe notare che l'installazione si svolge in maniera leggermente diversa, cioè non passa dall'App Store ma è ancora più immediata, paf, subito così. Se si dimentica di quello non ha fondamentalmente elementi per capire che quella era una PWA. Era questa? Ah, no, volevo capire se nel cellulare si vedeva la tendina o no. Sì, sì. Io volevo chiederti, si possono importare dei moduli SSI all'interno dei service worker? Sì, direi di sì. Sì, sì. Cioè, la direttiva import comunque c'è, io l'ho usata non per fare quello, ma l'ho usata per importare dei dati JSON e mi ha funzionato, quindi penso che possa funzionare anche con dei moduli SSI. Però adesso non so cosa, sicuramente starei pensando a qualcosa di terribile che ti terrà sveglio tutta la notte, ma mi viene da pensare che probabilmente quella logica lì non è detto che ce l'abbia nei service worker, cioè ce l'avrai probabilmente la maggior parte nel tuo app JS. E del service worker tendenzialmente metti relativamente poco. Con Axios per dire in gente la fece API. Non mi sono posto questo problema. Prova. Domani mattina dimmi. Sì, l'altro vantaggio che voglio aggiungere è che rispetto a un'applicazione nativa che magari ripresa, non so, 50 mega, non sul dispositivo che occupa lo storage, magari non tutti hanno rispettive 64 giga. Sì, sì. Questo magari ripresa 3 mega, insieme. Forse sì, sì, tutto quello che hai buttato in cache, cosa ci avrei messo? Cioè. I stati di Pinterest o di Tinder e altri che hanno utilizzato, sono passati a pubblica, anche Twitter per esempio hanno pubblica. Cioè, c'è anche questo vantaggio qui che occupa praticamente 10 volte meno, 20 volte meno spazio per il dispositivo. Sì. Sì, paradossalmente su dispositivi un po' vecchi uno stesso applicativo sotto forma di PWA è più performante dell'app nativa. Sì, sì. Obsoleto, sì. No, va benissimo, cioè se tu hai già sviluppato le cose... In favore della cache, che è molto più importante, o di IndexedDB, però guarda, vale la pena di segnalare una roba che si chiama Local Forage, è una libreria, se lo cerchi su GitHub lo trovi, Local Forage, come foraggio, che ti astrae l'interfaccia verso lo storage. Quindi tu fai quello che vuoi e poi se è un browser nuovo che supporta cache o IndexedDB o WebSQL, lui fa quello che deve fare in maniera, diciamo, più aggiornata. Se sei in quella fase intermedia di browser relativamente recenti, senza service worker, ma che hanno già local storage, lui comunque ti permette di gestire anche quello. Quindi se nella tua app lo storage non è tanto una cosa di performance, ma fa parte della logica della app e hai bisogno che funzioni, allora local forage può essere la risposta, perché ti permette di lavorare anche con delle versioni di browser più vecchie, diciamo. Quindi comunque relativo al caching? Sì, sì, no, ma poi ho scritto obsoleto inteso come se oggi fai caching con i service worker non usi local storage, cioè usi cache, poi così. Se oggi fai storage perché nella logica del tuo applicativo tendi a usare IndexedDB. Se vuoi supportare dei browser anche vecchi o stai adattando un applicativo esistente, allora puoi usare la libreria local forage che ti permette di svincolarti da queste differenze.